Si contano i danni al Palagiarre dopo l'acquazzone che mercoledì pomeriggio si è abbattuto nel comprensorio ionico. I ben noti problemi strutturali dell'impianto, con quelle aperture frontali, costituiscono una vera e propria spina nel fianco. La pioggia, sospinta dal vento, ha allagato gli interni e, nonostante il tempestivo intervento, ha rovinato buona parte del parquet. E a 2 giorni dall'attesa manifestazione Love Revolution, che richiamerà migliaia di giovani, l'amministratore della Lion Construction, l'azienda che è in gestione l'impianto comunale, ha dovuto dare fondo a tutte le energie per consentire il regolare svolgimento dell'evento. Sì, mercoledì pomeriggio è successo quell'acquazzone e vento. In quel momento di 20 minuti, 30 minuti di questa tempesta è arrivata tutta l'acqua, non so se si vede dietro, da quella grande finestra di Palagiarre. E l'acqua è arrivata a metà pista e dopo un'ora, due ore di spingere l'acqua fuori, in domani purtroppo acqua già infiltrata sotto il legno, e quando siamo arrivati in mattina metà 200 metri quadrati era già rovinata. 10.000 euro circa i danni quantificati. Il problema è che non è la prima volta che la struttura ne subisce a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana. Non è la prima volta che è successo, perché purtroppo questa struttura ha così tanti vizi che creare problemi in continuazione. Noi abbiamo dovuto fare un intervento subito e grazie all'aiuto di mio marito e sua azienda, lui mi ha mandato 7 operai per sistemare e fare riparazione del metà della pista. In una maniera si copre con il palco, al resto il danno, e poi vedrà lunedì se riesce anche a sistemare il resto. La soluzione tecnica per risolvere definitivamente il problema esiste. Quei fazzoletti, le due coperture collocate fronte e retro, costituiscono un rattoppo che non è sufficiente ad impedire l'ingresso della pioggia. Se al loro posto ne venissero installate 2 di dimensioni maggiori, si potrebbero evitare i continui danni subiti. La spesa prevista però è di 50.000 euro, ma ad intervenire secondo il gestore dovrebbe essere la stessa ditta che ha eseguito i lavori di costruzione. Si attende a breve un tavolo tecnico con l'amministrazione comunale giarrese per discutere di questo e di tanto altro e per capire soprattutto se sussistano ancora le condizioni per continuare a gestire la struttura. Contattato telefonicamente, il primo cittadino Roberto Bonaccorsi si è detto disponibile a qualsiasi confronto.